Inizia, sta per iniziare la partita, quindi Simon Nielsen contro il suo avversario, che è eh, cinese, quindi sarà eh, Danimarca, Repubblica Popolare Cinese, se non vado errato, Mingyuan Chen, che comunque non è assolutamente un novellino a questo tipo di tavoli, perché è un giocatore che ha al suo attivo assolutamente parecchie... Eh, insomma Abbastanza, cioè non tantissimi Per carità, però Una top 32 al Pro Lord of the Rings eh, Insomma Ed è riuscito ad arrivare qui Proprio lui Ok, qua troviamo subito La, la room sorvegliante Sorveil 2 Ho visto una bomba micidiale nella mano Oddio, Aspetta, sta decidendo cosa sorvegliare Mi sa che una delle due carte Nella cima È una rara fortissima cioè l'artefatto, Equipaggiamento che fa manifest dread e poi da lifelink eh, più 2 più 2 detach. Tanto quasi, con Nilsen parte con la creatura trappata... Senza neanche senza... fare terra, bellissima. Senza neanche fare terra. Eh beh, eh beh, eh, beh, eh beh. Tra l'altro ne gioca solo... Ba bam! Attenzione! Ah, di nuovo! Di nuovo, senza fare terra, altro pezzo rapido. E questo è il power level del mazzo di Nilsen, mi sa. So. Ok, metto una bloccante finalmente. Perché la prima volta rido, la seconda. Insomma, se non è Già, sì. Un po attacca un po mi comunque ha turn inside out in mano. Boom boom. Quindi ha un ottimo trick è... per <ride> gestire questa combat. Eh. Intanto, Chen, lo dobbiamo sospirare e fare spallucce sul triplo attacco di fila perché dice: Eh, che palle! C'ha trick in mano. Eh, va a buttare la carta. Però almeno eh, cioè lui pensava di eliminare la creatura. Eh, tra l'altro, quella che eh, ritorna al cimitero. Quindi qui sì. c'è purtroppo per lui un manifest dread. Perché turn inside out Bell fa proprio quello: fa, lascia una 2-2. Diciamo eh, ogni sì. volta che la creatura muore. E in più c'è una 2-2 al cimitero e può tornare. sì Okay. Un buon turno, Evernizan. Eh, Abbastanza, direi. Ok, ed è tornata subito? Certo, la rigioca. Perché dice: Quando una creatura non zombie muore in questo turno, la ripuoi giocare dal cimitero anche dell'avversario. Infatti, questo stava leggendo sicuramente. Shen, dice: Oh, ma pure, pure mia? Non tua la creatura deve morire? Pure <ride> la mia creatura? Ah, sì, ok e Ortina Ok, guarda che bordo cioè è... gli ha già menato un po veramente veramente forte già poi c'è stato un quattro mana sblocco room metto 3-3 c'è cioè, diciamo due formati diversi sembrano a confronto in questo momento <ride> però qui l'attacco è limitato a partire quindi fondamentalmente dà un messaggio non c'è nient'altro nella sua mano o comunque insomma non c'è un altro trick, se no attacca con tutti un'altra volta. Sì. Quello sì. Oh! Uh, adesso drop a 2. Pinga tutti i turni. Mini um, scioldred, Sì, Mini Shelly. Che pinga, un dannino. Sto guardando anche il mazzo di Mr. Ming. Anc'è. Cioè, Ma penso che qua la miglior giocata possibile sia: Eccolo qua! Questo è un Manifest Dread 4 4 Praticamente un'equip che va ad equipaggiarsi in automatico sul, sul Manifest Dread. E dà più 2 più 2 Lifelink e The Touch. Quello è sicuramente un bel muro. Vediamo se c'è la soluzione. Ma c'è la soluzione nella mano di, di Nielsen, no? Eh, Travelo Vagoni. Decidi su quale prendere 5 danni, decidi e l'altra non potrà bloccare. Quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, più un danno. 9. Non è ancora morto. Se riesce a far valere quel lifelink da questo momento in poi può provare a sopravvivere. Va a 2, se lo segna. Eh, C'è Final Vengeance però. Ah, era è la mano di, di Simon Nielsen, quindi quella creatura verrà esiliata proprio, quasi certamente adesso. Verrà sacrificato proprio il 3-3? Perché, perché tanto, dopo tanto può tornare? Adesso, in questo e momento, è. perché è morto. È morta, morta l'altra creatura da... uno baguolo. e raccoglie le carte. Mamma mia che mazzo Simon Nielsen Un trattore, Un cioè, mazzo, mazzo, mazzo incredibile, veramente fortissimo. Diciamo fortissimo, che con questa partenza di Nielsen un po' l'hype sul Player of the Year ce l'hanno tolto, ma si che... Non credo, ripeto, che avremo effettivamente qualcosa di mh, uh, diverso da uh, oh. pensare. Uh. Ma che è successo? Ci fatto vedere, non ci hanno fatto vedere ah. l'inizio della partita? No, siamo già in late, quindi questa partita è registrata, l'avevano già giocata. Oh, che peccato. Qui c'è invece Chen che sta buttando giù il suo avversario a suoni di botte e Nielsen ha in mano tre terre. Mazzo carino, quello di Mian Chen. Mazzo carino, ma non eccezionale. Cioè, il power level del deck di Simon Nielsen è più alto assolutamente. Dalla chat ci dicono però che se non gli esce quella rara, non, non è un bel mazzo. Non sono d'accordo. Quale? Comunque, quello di Nielsen. Eh, intanto quella rara ne ha La due. La rara 2-2, sì, quella rapida, chiaramente, che ritorna da. Intanto di, di quella ne ha due. No, no, è un buon mazzo, un buon mazzo... Di fatto è che ti esce quella rara prima o poi. Ma perché sì, il mazzo che scava... Peschi, scavi un no, il mazzo scava, il mazzo scava... E comunque è una curva, non, non può essere un mazzo brutto con una curva, con 4 drop a 1, 6 drop a 2. Mm, Vari removal, modi per pescare, modi per ciclare, cioè comunque è comunque un mazzo solido, non c'è niente da dire a riguardo. E poi ovviamente è impreziosito dalle rare, chiaramente. Che possiede anche Min Yang Chen, eh? ti spoilerò pure che una, forse la carta alla fine più impattante di Daskor House of Horror si trova all'interno del, del draft di Min Yang Chen, ovvero l'Oculus, tre mana 5-5, volare. Aborrent Oculus, yes, lo possiede Chen nel suo mazzo. Che vedremo tanto in costruito piccolo spoiler e insomma, uh, dà il nome al terzo mazzo più giocato del Pro Tour. L'Azorius uh, Reanimate, praticamente. Beh, è un Azorius tempo, io l'ho sempre chiamato così, l'ho sempre visto chiamare così, perché in fondo mm -hmm. poi fa quel lavoro lì, mette le carte al cimitero, si riprende le carte e poi Piano piano effettivamente eh, vince la partita, però sì, mm. eh, effettivamente, come hai detto tu, e scusate i troppi avverbi, <ride> fa reanimate con uh, delle carte su permanenti sì. e costano tra o meno. Sì. Ok, qui decide di fare removal sul pezzo equipato da quell'equipaggiamento fortissimo. Pensa che quell'equipaggiamento da più 2 più 2 rimane a terra, da più 2 più 2 è lifelink e detach. Certo, ha però un grande costo d'attivazione, ovvero devi sacrificare una creatura o un incantesimo, se non erro, per eh, poterlo poi riequipare. Quindi il sembrava morto? No, anzi no, anzi no, solo creatura, solo creatura, pardon. L'avevo dato per spacciato, ma assi con quelle tre terre in mano. Invece guarda. Si picchia. Si picchia. Tra l'altro è in delirio quasi certamente, quindi sono sei pizza queste, ma no, eh. No, a 7? What? Ah, perché c'è. Ah, perché c'è il buff della room. C'è il buff della room, penso. Cioè, double strike? Uh, no, no quello criature... da più uno, più uno più zero la creatura attaccanti. Ah, ok. Un cimitero lunghissimo, Simon Nilson. è stata una partita molto, molto combattuta. Un peccato che non ce l'abbiano fatta vedere fin dal principio. Nella mano di Mingyang Chen c'è un Removal. Ma siamo ancora alla fine del turno di Nielsen, ok. Sta pesco. Sai che ha pescato una seconda copia di Inquisitive Glimmer, quindi il drop a due. Um, Azorius che va a scontare il costo di mana degli incantesimi o il costo di sblocco delle room. È un Removal. Eccolo qua. Quindi si va a tirare quello. Va a millare eh, Simon Nielsen. Decida quindi di millare Simon Nielsen. Nonostante ci sia quella carta fortissima che ritorna dal cimitero, decide comunque di provare ad attuare un piano di millaggio. Ok, quindi, no, in realtà, milla e poi sacrifica lo 0-3 per equipaggiare. Grazie comunque a Luigi Monte per il ride, grazie mille al troll più famoso di Trez, Luigi Monte appunto, sta scherzando o oh, forse no fatevelo dire da lui, io e lui ci seguiamo su Trez e <ride> i casini sì. che combina Luigi Monte su Trez sono proprio ragazzi infiniti, è tutto vero, è tutto okay. vero. Sì, sì, no, ho visto, ho visto. Fa, qualcosa, fa dei thread clickbait che la gente proprio va, va, impazzisce. La gente, che bella le la genti, gente, le genti, ne vedrai tanta di. Gente a Milano, Milan Games Week. So che sarai sì. presente, ragazzi. Voi che siete eh, connessi in 540, in questo prime time per vedervi il World Championship edizione numero 30 di Magic the Gathering. Ricordate anche se volete incontrare Jack Torrance, Milan Games Week è l'occasione sì, giusta sì. per farlo anche a Luca, e anche a Luca Comics and Games. Pensa un tutte. po', proprio tutte, tutte. Ormai sono diventato una persona socievole. Mamma mia hai Sei proprio cambiato eh? Sì sì Sono cambiato La vecchiaia mi ha fatto cambiare Intanto se le giro tutte Qua nel dubbio Ne le deve levare 12 E eh, quanti danni sono? Sono 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 Un solo blocco C'è una rimozione Non gliene levati. levato sì. i 12 Eh già E eh, questo è tutto molto buono E quindi eh, so Nielsen che... non può fare niente qua Perché c'ha Ma no, in realtà sono di più Perché C'è sempre la room sbloccata un bel po' di danni. E eh, ritornano i doppi signori. Tutte e due tornano. Che niente. bloccano tutte e due. Perché sono una delle poche carte che torna al cimitero. Ma che può bloccare. Stappa minia cen 4 a 2. Il punteggio momento. Tesissimo, mentottesissimo. Era un'isola male, male questa isola. Ricordiamo, però, l'equipaggiamento life-link. Ah, quindi, non è morto eh. back. O è morto back comunque. Sì, è morto sempre back. Mi sa, so. eh, allora. cioè, quasi passa. No, non penso può attaccare. Si attaccano tutte e due. A parte il fatto è che si attaccano tutte e due, gli muore il 2-4 gratis. Si stacca solo col 5-5, col 4-5 lifelink. Prend no, no, non può prendere. Blocca con uno, probabilmente. L'avversario va a 8 e poi muore back perché para quello. 4, 5, 6, 7, 8. Dovrebbe morire preciso a meno che non decide di attaccare e poi riequipa, e poi riequipa sacrificando il 2-3. Eh, è quello che sta per succedere, credo. Però for forse para con tutte e due. Addirittura ci pensa. No, vabbè, qua ci devi pensare un botto. Ah, ci, ci pensi ci pensi fine questo è il turno chiave qua devi decidere cosa fare blocca il bloccare due. devi bloccare perché sennò sei morto spara con tutti e due esplodono entrambi perché c'ha pure dettacce la creatura quindi non può riequipare se non ha creatura in mano noi sappiamo che è una bellissima isola ah perché e come funziona quella carta eh come dicevo poco anzi quella si può equipaggiare soltanto sacrificando una creatura cioè non ah. ha un costo di equipaggiamento di mana cioè il, il costo è sacrifica una creatura Paro il 3-2. Schianta, te puscio 3 e 2-5, quindi va a 3 ancora vivo, Mignon Cheng. Però quella rara unita. Tra l'altro a queste rare qui, scarta. Uh! Pesca e eh, doppio pezzo dal cesso eh sì. a breve, gol. Eh, Troppo forti quei cosi, dai. Troppo forti che, che possano bloccare. No, le... o, o delle creature volanti o niente da fare. Infatti, minchia, Non può fare altro che pescare la sua carta dopo un'isola. È una. Pescare la sua carta Sakura. Leonida. Leonida no, è bruttissimo. Eh, però non la sposta sta partita. 2 <coughs> a 2, però, eh. Veramente leonida. Eh, Leonida. Però che fai? Lo usi come costo lo sacrifichi per equipaggiare. Versa, vinza beh, Simon beh, Nielsen, 2-0, palla al centro.